Ciao amici di ironfolks.net, sono qui in compagnia dei Furor Gallico, che hanno suonato come seconda band di quest'ultima giornata del Posk Festival. I nostri amici di Monza sono degli abitué ormai del festival, è già il terzo anno che suonano qui, 2010, 2012 e adesso 2015. Bravo che te lo sei ricordato. Esatto. Beh, se non se è scritto esatto, se non ricordo male, un tempo membri della vostra band erano tra l'altro anche impegnati nel collaborare con l'organizzazione del festival. O ricordo male? Tu, esatto, perché mi ricordo che in un'intervista me ne aveva parlato Roberto Freri. Sì, sì. Ok. Sì, ho lavorato con loro 2 anni, mi sono occupato fondamentalmente di solo delle grafiche, cioè loro mi chiamavano circa a darci una mano, locandine, i gruppi, io mi limitavo ovviamente a quello, nulla di più. Perfetto, però comunque, visto che l'hai vissuta sia come artista che come grafico, un parere su come si è evoluto il festival, soprattutto in questa edizione, che è un'edizione molto diversa rispetto alle precedenti come proposta e come varietà. Come vi sembrano le novità, diciamo, di quest'anno? Stai parlando con un fan del metal in generale, cioè io non ascolto solo folk metal o piuttosto che, ascolto tutto il metal in generale, e quando mi avevano detto che avrebbero voluto chiamare altre band e hanno nominato poi quelli che sono diventati gli headliner, io ero stracontento, perché comunque vuol dire che era un festival più grande, quindi più impegnativo, anche più vicino, se vogliamo, a realtà internazionali. Prendi un Metal Camp, Metal Days ormai, o prendi, se andiamo in grande, il Wacken, non sono fossilizzati su un genere. Ed è quello che il Fosfest ha iniziato a fare quest'anno, e secondo me è stata una mossa più che giusta. Quindi tutti gli amanti del folk metal sono contenti, perché band di questo genere ce ne sono, però tipo ieri sera con i Carcass c'era un pienone allucinante, tutti amanti del death metal, di tutta quella scena di cui fanno parte i Carcass, e quindi abbiamo avuto un pubblico molto più vario, e secondo me è un'arma vincente, e in effetti lo ha dimostrato la serata di ieri, e anche oggi è già pieno di gente, quindi voglio dire, sembra che sia andata bene. Ottimo. Beh, come hai detto tu, i fan del folk metal, che sono magari quelli più abituati a frequentare il festival, non sono neanche troppo spaventati dalla novità, perché comunque anche le band nuove che magari esplorano un po' possono comunque rientrare nei gusti simili o no? Ma guarda, se tu ascolti, tu hai una preferenza, quello è chiaro, io sono in ambito metal, sono un amante del death metal, però se mi vado a vedere un concerto di Satirico sono contento, vado a vedere un concerto folk sono contento, quindi in generale se il pubblico folk metal è qui, penso proprio che andrà ad apprezzare anche altre realtà. Ieri hanno suonato, poi ieri è stato ancora più bello, c'erano i Baratrum, che se non sbaglio fanno death metal, Metedras, che sono parte della scena trash italiana, hanno chiuso con i Carcass, alla fine di folk metal ieri c'era nulla, c'era gli Idol e i... no, non parlo di grandezza, parlo di nomi, di numeri. Quindi due band su un bill di 6. Quindi ieri è stato molto vario, oggi forse un pochino meno. Però... ho già risposto prima. Sì, che alla fine gli piace. Ottimo. Te lo aspettavi, eh? Esatto. Allora, passiamo adesso a parlare più di voi. Vai. Allora, nell'ultimo periodo avete avuto un sacco di cambi di lineup. Un lavoro. L'ultimo periodo vuol dire tipo da sempre. Ok. Da 6 anni. Ma nell'ultimo periodo in modo particolare, insomma, il nuovo album, a ridosso del nuovo album, appena dopo avete cambiato dei membri. Sì. La composizione del disco l'abbiamo. Durante la composizione del disco c'era quasi la stessa formazione del primo. Gli ultimissimi cambi che legge anche sul CD, quindi Mattia e Riccardo, in realtà non, il disco lo stanno semplicemente suonando dal vivo, non lo hanno composto, non hanno fatto parte della composizione. È la terza intervista che ti dimentichi di Marchio. Il Marchio. Beh, a questo punto è meglio anche Mirko, però Mirko non ha scritto. Ah no, Mirko non ha scritto neanche lui e neanche Marchio, quindi tu è la terza intervista che ti dimentichi delle persone, quindi. Ma perché? Sai, perché con loro sono mangiata prima, loro sono entrati a ridosso. Guarda, mi perdo. Vabbè, la taglio questa qua. Rifai la domanda. Ok. Avete avuto un sacco di cambi di line-up nell'ultimo periodo a ridosso del disco, appena prima dell'uscita e subito dopo. Perché così tanti cambi, se posso chiedere, e hanno influito in quanta misura hanno influito sul vostro lavoro
di musicisti hanno creato problemi o sono state l'occasione per nuovi sviluppi, nuove direzioni del vostro sound? Mi hai fatto 87 domande in una, non so se ti rendi conto, quindi vabbè. No, allora, i motivi sono vari, nel senso che quando hai un progetto musicale come questo prendi in considerazione tanti fattori: il tempo da dedicare, l'attitudine, la voglia di dormire 3 ore a notte, e sono cose abbastanza, se vogliamo, impegnative, quindi sono tutti questi fattori che devi prendere in considerazione. Per quello che riguarda quello che hanno portato, robe positive, perché comunque un cambiamento è sempre positivo. Dispiace, giusto ieri c'era qua Laura, abbiamo chiacchierato tutto quanto, quindi dispiace che un elemento se ne vada, così come è stato per Stefano, per Fabio. È vero anche che quando arriva qualcun altro hai nuove opportunità. Faccio l'esempio di Marchio, che è l'ultimissimo arrivato del bassista. Lui viene dalla scena grind, brutal death, e dal punto di vista compositivo sicuramente andrà a influire in qualche maniera. Lo stesso vale per Mirko, che è un amante di... Cazzo, ascolta Mirko. Mirko, posso rispondere a questa? Io dico sempre questa cosa per spiegare Mirko. Mirko ha dichiarato guerra ai quattro quarti, quindi è un po' prog gent, quindi sicuramente porterà delle cose di questo genere nelle prossime composizioni. Ottimo. Da questa roba salta fuori che facciamo prog death metal fondamentalmente, però non è così. Prog vediamo... death folk celtic gent. Ok, fantastico. Ok, bene. Allora, per quanto riguarda le recensioni, com'è stato recepito il vostro ultimo album dalla critica e dai fan in linea di massima? Allora, tutti siamo rimasti colpiti. Il primo report che ci hanno portato, che ci hanno dato, riportava tutte quante le recensioni, e ci siamo rimasti perché il voto più basso era 7,5, costante 7,5, poi si arrivava fino al 9. Quindi sono voti importanti, cioè comunque già un 7,5 è un risultato enorme. Avere anche voti più alti vuol dire che tutto sommato quello che abbiamo fatto ne è valsa la pena, tutta la fatica, i soldi, il sudore eccetera ne è valsa la pena. E ci siamo rimasti molto bene, cioè è stato ricevuto molto bene dalla critica e anche dal pubblico. Abbiamo appena finito il tour di promozione del disco ed è andato bene, abbiamo girato quasi tutta l'Italia, abbiamo fatto una tappa a Parigi e... Se posso interromperti, la tappa di Parigi, sì, è la vostra prima tappa francese? Prima tappa francese. Ok, il sound fu gallico, come è stato recepito in Francia? Nel senso, allora era un festival, immagina il Fos Fest, era il Cernunno Festival, giusto? Bravo. A parte il fatto che eravamo dentro Moulin Rouge, la roba, vabbè. E noi eravamo la seconda band della giornata, quindi comunque un bill con gruppi molto più importanti a livello europeo, e ci siamo ritrovati ad avere un pubblico, il locale pieno e un pubblico molto partecipe. Wall of Death, pochi, dopo autografi, foto, è andata molto molto bene. Abbiamo venduto tantissima roba, ma veramente tanta, cosa che tutto sommato non ci aspettavamo, perché noi facevamo il ragionamento: figata, siamo a Parigi, tutto quanto, però siamo prima volta in Francia, secondo gruppo della giornata. Sicuramente andrà bene a prescindere, perché stai suonando a Parigi. A livello di vendite di pubblico, boh, comunque siamo, se vogliamo, il gruppo più piccolo, tra i gruppi più piccoli. Invece no, è andata molto bene, siamo rimasti molto colpiti. Passo la parola a Paolo. No, niente, volevo solo dire che comunque dopo di noi c'erano giganti come gli Svartsot e i Moonsorrow, e comunque la gente non è che stava, si vedeva che tipo, sai, quando magari a volte capita che la gente sta aspettando il gruppo dopo e sta così. Invece c'è stata una risposta subito, non era la prima volta che suonavamo l'album nuovo, e c'è stata una risposta subito che è stato bellissimo, che non è italiano però è stato bellissimo. Ok, beh, la Francia, voglio fare il salutino che non lo vedranno nel video, ma là dietro c'è il cantante degli Ulvedar e il cantante dei C12 che ci fanno le facce. Le boccacce, proprio come all'asilo. Allora, quindi prima tappa a Parigi, avete altre date di particolare importanza che a cui volete invitare? Allora, abbiamo una data che... la quale abbiamo delle grosse Madonna, l'italiano, vabbè, fa niente. Ci sarà una data, il 29 di agosto, suoneremo insieme ai Temperance e altre band a Borgo Ticino, provincia di Novara, e sarà un mini festival. Siamo, se non
sbaglio, sei band. E quindi lì venite, perché poi il locale è bello, si mangia da Dio, quindi venite. E poi per il resto abbiamo qualcosa in ballo per l'autunno, qualcosa è già uscito, abbiamo due date con i Mago de Oz, una al backstage di Monaco e una all'Orion, che è un locale di Roma molto grosso e importante, e qualche altra data ancora da annunciare in giro per l'Italia principalmente. Quindi tutte le news arriveranno. Arriveranno. Ok. Allora, vai. Un'ultima domanda. In termini di sound, l'avevo già sentito nel vostro album, ma l'ho sentito in modo particolare anche nella vostra esibizione dal vivo oggi. Gli ultimi pezzi, gli ultimi di Songs from the Earth, rispetto a quelli che potevano essere di The Glorious Dawn, hanno un approccio che a mio parere sembra più cattivo, più diretto verso, nei confronti dell'ascoltatore, mentre i primi album, le vostre prime composizioni, diciamo, avevano un aspetto più ancestrale, più etereo, più magari un richiamo più particolare alla natura o a idee che normalmente vengono accomunate al, a ciò che viene ritenuto folk e tradizione. Ok? Sì, è vero. Secondo voi quali sono le principali differenze tra i nuovi pezzi e quelli più vecchi sotto questo punto di vista? Ma fondamentalmente quello che hai detto tu, cioè c'è un pochino più di... A livello di arrangiamenti c'è molto più lavoro, questa è la primissima cosa. Sono brani dove siamo rimasti mesi forse per cercare di trovare l'arrangiamento corretto, quindi questa è sicuramente la prima. A livello di sound, dicevi una roba più cattiva, è vero. Sto dando più importanza al growl, per esempio. A livello ritmico c'è molta più importanza a tutti quelli che sono riff più vicini a un death metal, se vogliamo. Prendi la stessa Song of the Earth, alla fine è un brano death metal. Più importanza e più attenzione anche a sviluppare una base elettrica che non è solo la base di quello che tu poi fai in acustico, ma è veramente parte integrante del pezzo che si intreccia con l'acustico, non è più base con cioè non è death metal con sopra il tiri del flauto, ma è tutta una cosa unita, e per questo, anche per questo c'è stato molto lavoro e ce ne sarà altrettanto sul nuovo album, probabilmente, forse di più, però magari ottimizziamo un po' i tempi e non ci mettiamo 5 anni. Okay. Beh, però rimangono abbastanza simili le tematiche, se non ricordo male. Sì, a livello di tematiche c'è la signorina Atte Basile Rossi che risponderà a lei. Prego. Sì, le tematiche del primo album e del secondo più o meno sono simili, anche se nel secondo album ci siamo concentrati più sul filone, diciamo, del rapporto uomo-natura, cioè come l'uomo distrugge la natura, come poi la natura si vendica. Questa è una tematica un po' di fondo di alcuni dei pezzi, quindi se nel primo album magari erano pezzi anche più ispirati a delle leggende, questo in realtà è più ispirato, anche se vuoi, a dei concetti filosofici della natura. Sicuramente è nelle lyric del nuovo album, nel senso di Song from the Earth, ci sono anche delle riflessioni e sono anche dei testi più profondi, se vogliamo, di quelli che possiamo trovare nel primo album. E il terzo album sarà, non possiamo spoilerare ancora nulla, ma sarà comunque, speriamo, qualcosa di interessante, perché andremo un po' oltre sempre in questa direzione. Ok. Ci sarà comunque un'attenzione alle tematiche proprie del folk, o possiamo aspettarci uno sviluppo più... Allora, ti direi di sì e no. Nel senso, sì alle tematiche, ma probabilmente, nel senso, della nostra speranza, non nel modo più banale, passami il termine, del folk metal. Nel senso, non vogliamo fare un altro album che magari è stato già fatto da qualcun altro, vogliamo affrontare un aspetto nel nostro modo, sia come musica che come parole.
Ok, sotto questo punto di vista, e questa credo che sia l'ultima domanda, abbiamo tempo per un'ultima domanda? Ok. Che domanda è? Se vuoi la fai, no. Sì, fa. Allora, parlavo l'altro giorno, ieri praticamente, con quell'uomo lì, Luca Morzenti, un nostro inviato. Sì. Mi raccontava che parlando insieme a lui tu avresti detto di come il folk metal in realtà non esiste. Sì. No, perché è un discorso interessante, ti spiego. Esistono, vabbè, diciamo nella tradizione musicologica, cioè di chi ha un approccio proprio accademico, diciamo scientifico alla musica, è pieno di studiosi che ipotizzano che ad esempio la stessa parola folk sia in realtà una convenzione non costruita su idea di folk, che più su una realtà folk vera e propria. Mi interessava sapere come vivete voi questa cosa, perché è una cosa che... quello che ho detto io è un pensiero di Richard Middleton. Ma è obiettivamente ovviamente corretto, nel senso che ormai tutto è convenzione, tu dai un nome ad una cosa per convenzione. Folk metal ormai, con i grandi gruppi che sono venuti fuori, Fintor, Corpiclani e Luvesie, che sono diversi tra di loro tutto sommato, però il folk metal ormai è quello nell'idea del pubblico principalmente. Se andiamo ad analizzare invece i generi, come giustamente dicevi tu, folk vuol dire nulla, metal vuol dire nulla, perché folk, se vai, e questo è l'esempio che abbiamo fatto in un'intervista, se vai a Barletta o a Varsavia, folk è diverso, non c'entra nulla. Lo stesso vale per il metal, se tu vai a ascoltare Gammare, vai a ascoltare Carcass, che cazzo c'entrano? Nulla. E lo stesso vale per folk metal. Ormai avere l'orecchio abituato a un certo tipo di musica è una convenzione dettata dall'abitudine. Come la viviamo noi? Noi facciamo il furor gallico, sì. Quello che noi diciamo di solito è che noi facciamo il furor gallico. Stavo dicendo ce ne fottiamo, che è meno carino. Va bene. Però, ma non cerchiamo di liberarci. Diciamo che cerchiamo di liberarci da un'etichetta che a questo punto ci sta un po' stretta. Cioè magari abbiamo iniziato facendo qualcosa che era più facilmente riconducibile al folk metal, che era un quadratino piccolo così in quello che è la musica. Adesso ci stiamo aprendo e stiamo facendo in modo che sia il folk metal stesso a non essere più un quadratino, ma spazi tutto. Non giocare con i soliti cliché di genere, esatto, ma sfruttarli nel modo più originale possibile per creare roba nuova. Esattamente, nel senso, per fare folk metal alcune persone sentono un flauto e dicono ok, folk metal, ma puoi suonare, io sono flautista, col flauto puoi suonare una cosa che è una cosa, quante volte ho detto cosa? Una cosa molto folk, oppure puoi andare a spaziare prendendo delle tonalità, dei salti eccetera eccetera, che magari non ci sono per esempio nel folk irlandese o celtico, che è la solita cosa che sono abituate le persone a sentire. Quindi con lo stesso strumento legato al folk metal puoi andare a cercare delle cose che non avresti mai sentito. Ok, beh, che posso dire, grazie per averci dedicato un po' del vostro tempo. Se volete chiudere con un saluto ai nostri fan di Iron Folks. Paolo, ciao fan di Iron Folks. Un ballo! Chiudiamola qui. Ciao ragazzi, grazie.